depressione, cordoglio, apprensione, sto vivendo questi momenti di levatura internazionale. Noi ripudiamo la guerra, lo dice chiaramente l'articolo 11 della nostra Costituzione, quindi io stesso come sindaco, insieme a tutta la mia giunta, alla struttura, ma anche trasversalmente alla politica, vista la partecipazione alle manifestazioni di questi ultimi giorni, i messaggi che mi arrivano, ripudiamo la guerra e siamo vicini con tutti noi stessi, con i nostri sentimenti, con il nostro cuore, ma anche con le azioni, alle persone che stanno fuggendo da questa realtà catastrofica, tremenda, che veramente viene la pelle d'oca a pensare che oggi possano esistere situazioni simili in Europa. E quindi stiamo mettendo a disposizione le sinergie con la prefettura, con la diocesi, che è veramente molto presente. Ho messo delle persone a disposizione della mia struttura, a partire dal Presidente del Consiglio, creerò un gruppo apposta di comunicazione, un ponte comunicativo con loro per capire immediatamente le situazioni da fronteggiare. Ci stiamo organizzando sull'allestimento dell'accoglienza di queste mamme, di questi bambini. Saranno tanti, mi diceva Anastasia, i bambini che arriveranno nelle nostre zone, quindi i servizi educativi saranno sicuramente allarmati, ma anche tutte le strutture in grado di accogliere queste situazioni. E stamattina ho parlato con la prefettura, quindi ci sarà un conto corrente. Stiamo parlando anche con le associazioni che sono preposte ad indirizzare in quelle zone di guerra i primi aiuti di prima necessità, di beni di prima necessità. Si parla di generi alimentari, ma anche di coperte, anche di giocattoli, perché tanti sono i bambini che si sono trovati a doversi rinchiudere in situazioni assolutamente incredibili, privando se stessi della libertà, della quotidianità, della tranquillità di pochi giorni prima. Quindi ribadisco che siamo insieme ad Anastasia, insieme alla comunità ucraina, uniti in questo momento di grandissimo dolore. Il gesto simbolico del lancio dell'animale della pace, che simboleggia la pace in occasione di una giornata in cui le trattative di pace oggi stanno avendo luogo, speriamo ovviamente che vadano in porto nella maniera corretta, simboleggiano questa nostra volontà di pace, di risoluzione delle diatribe, non attraverso vili e inverecondi atti di guerra, ma attraverso ciò che connota e contraddistingue l'essere umano, cioè la capacità dialogica, di trattativa, di concertazione, senza la guerra, senza morti, senza uccisioni, senza dolore, senza tristezza, senza martirio. Questo no, noi europei dovremmo averlo imparato. Purtroppo oggi abbiamo avuto la dimostrazione ennesima che la memoria è corta e che purtroppo l'uomo non impara mai. Speriamo che questa occasione invece ci riconduca ad una situazione in cui appunto la memoria possa essere fiorente. Grazie a tutti e soprattutto mi stringo a voi, che siete persone grazie meravigliose e vi siamo vicini. Allora, intanto volevo ringraziare il sindaco e tutta la città di Grosseto, perché credo che siete stati super veloci a reagire, ad aiutarci subito ieri, perché tutto questo non era organizzato, è stato tutto pianificato al volo ieri, e questa cosa ci solleva il cuore, e vi chiedo tanto di comunicare bene tutto quello che sta accadendo a tutti i cittadini di Grosseto, perché ci sarà bisogno di tutti voi, credo, di ognuno di noi, quindi anche ai ragazzi, alle scuole, a tutti. Devono sapere cosa sta accadendo nel mondo, perché non è una cosa che tocca solo agli ucraini, ma tocca a tutti quanti. Quindi comunicazione 24 ore su 24, servono tanti volontari, serve un aiuto costante, perché stanno arrivando tante persone e quindi ci sarà da organizzare e aiutare tutti noi. Grazie.